Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vinati in questo 60° e ultimo episodio di Crusader Kings 2 Charlemagne. Questa è una serie che forse ho fatto l'errore di non avere un obiettivo designato e quindi è venuta fuori una serie che dopo un po' è cominciata ad essere ripetitiva, come qualcuno di voi ha detto nei commenti, ma come anche io ho pensato più volte, perché arrivare a una certa massa critica non c'è stata più molta sfida, se non il problema di avere in continuazione ad ogni cambio re delle fazioni da mettere a terra, che in questo momento vabbè ce ne sono alcune, ma la più grande è 15%, se anche ci attaccasse sarebbe solo una noia, non certamente un vero problema. E poi il fatto che abbiamo questa maledetta elezione per il nostro diciamo erede, che in questo momento è addirittura senza terre, ma verrà comunque votato. Io non so nemmeno se sto votando lui, probabilmente no, e vediamo un po', perché giustamente lui a livello di rango è uno degli ultimi e si chiama Teobaldo, e un po' magari votiamo anche noi lui. No, lo stiamo già votando, va bene. E questa è una cosa che ci è stata purtroppo imposta nel all'inizio della nostra campagna, a seguito di una piccola ribellione, e questo ce lo siamo portato perché l'avrei voluto cambiare, ma come avete visto è stato molto più complicato del previsto. In versioni precedenti del gioco non era così complicato. Va bene, allora bando alle ciance, vediamo un po' come chiudere questa serie in maniera almeno degna. Vorrei riuscire a mettere a posto questo casino dei 38 su 35 che un po' qualche problemino ce lo dà, quindi lui che è principe atteso di Francia vorrei passarlo sotto alla nostra duchessa. A quanto pare non si può, probabilmente perché sarà dice, vediamo un po' di chi è vassallo, il nostro vassallo diretto, ma probabilmente è in guerra, sì, a quanto pare, quindi non è trasferibile per questo motivo. Questo è un altro macello. Vediamo un po' se c'ho altre reami o cose del genere che potrei andare a dare una mano. Allora, vediamo un po'. Questo è il regno di Borgogna. Vediamo per esempio questo qua, sta sotto all'Aquitania. Allora, vediamo un po' i nostri vassalli diretti. Qual era la... non ricordo nemmeno mai quale sia. Che c'era questa, l'avevamo tirata fuori in uno degli ultimi video. Queste sono le de jure, queste sono le opinioni. Eccoli qua, vassalli diretti. Vediamo se c'è qualche vassallo piccolo, per esempio questo qua, a chi appartiene al regno di Andalusia, quindi a posto. Qui c'è Aragona. Il problema è che probabilmente dovrò spostare qualcuno a livello di duca. Loro Kingdom of Brittany. Ok, a posto quindi. Qui abbiamo il Duca delle Fiandre. Esiste? Sì. Lo potremmo spostare sotto il re di Middelfranchia. Allora, vediamo un po' com'è che si chiama il Duca delle Fiandre. Si chiama Frotari di Fiandre. E lo spostiamo qua. Vediamo un po' se ce lo fa spostare. Frotari, no, anche lui probabilmente è in guerra. Questo è un problema, perché se loro sono in guerra a me non mi fa spostare una benamata mazza. Sì, probabilmente il problema è che abbiamo questa guerra con i ribelli, possibile? Ok, allora andiamo a buttar giù questa guerra con i ribelli e nel frattempo vedremo se riusciamo a dare una mano a questo modificatore quassù. Con i bizantini non ci sono mai riuscito ad avere con loro un cavolo di claim che mi faccia prendere tutto l'impero, purtroppo. In questo momento loro sono anche abbastanza grandi. Truppe di nessuno, non ne ho truppe in giro che non siano mie. Lui si è preso il Ducato di Toscana, ha fatto bene. Ho preso anche una bella malattia. No, l'ho subito ripersa, meglio così. Potremmo dichiarare guerra a lui, ma abbiamo una tregua, a quanto pare. Vediamo, dichiarando guerra a lui. Vediamo un po'. Eccolo qua, potremmo fare Holy War per questo pezzettino qua. Perché no? Tanto ci diamo in bellezza.
La Polonia, vediamo un po' contro la Polonia. Greater Poland, potremmo prendere questo. Lesser Poland, che è quest'altra parte qua. Mecklenburg è solo un pezzetto al momento. E Nitra, così, tanto per pulire la mappa in questa zona. E ci troviamo anche di passaggio. Quindi andiamo a buttare giù quel maledetto. Qui c'è qualche altro, a quanto pare. No, vabbè, siamo già in guerra contro di lui, quindi questo è un re che possiamo abbattere senza problemi. Vediamo un po' se riusciamo a prendere qualche truppa in giro. 210. Non è molto. Andiamo al Papa. 392 c'hai, Papa. Vediamo il nostro amico. Eccolo qua. Lui è sempre il nostro campione. Magari togliendo la pausa si andrebbe sicuramente meglio. Lì c'è Siena che si sta ribellando, immagino, in questo momento. Non credo che sia in realtà libera. A quanto pare sì. Lo è. Vabbè, vuol tornare vassallo. Vediamo un po'. Abbiamo preso dei soldi. Lui è tornato vassallo, meglio così. Quindi il nostro re d'Italia ha perso un vassallo. Noi adesso ne abbiamo addirittura uno in più. Te lo do subito. Il nostro amico di Siena. Eccolo qua. Te l'ho recuperato. Stiamo arrivando, ribelli, eh? E quindi io questa è una serie che al momento voglio chiudere. Fatemi sapere voi che cosa vorreste vedere per il futuro. Magari se da voi esce una buona idea, perché no, la possiamo prendere in considerazione sicuramente. Oh, avevano buttato giù tre città. Vediamo di beccare questi. Così chiudiamo questa ribellione. Eccola qua, 92%. Li incontriamo un'altra volta e dovrebbe finire adesso questa ribellione. Il Papa ci vuol più bene. 100% grazie. Vai pure a farti benedire. Vediamo un po' all'interno delle nostre prigioni. C'è un bel po' di gente, come al solito. Questo lo buttiamo fuori, ma soldi non ne ha. Questo ne ha 34, grazie. Questa 10. Il resto mi sa che possiamo rilasciare tutti, che ci frega. Amnistia di fine serie. Eccoci qua. Allora, vediamo un po' quanta gente esce. Questo magari lo riporto su a prendere il nostro bel titolo qua su. Hanno continuato per tutta la campagna questi maledetti pagani a saccheggiarci in lungo e in largo. Purtroppo non si è riuscito a far granché. Lui si vuole sposare nostra figlia con nostro nipote. Sì, va bene, chiudiamo pure con un po' di incesti, che ce frega. Allora buttiamo giù i polacchi presi. Qualcuno finalmente si può sposare. Eccolo qua, il nostro bel figliolo. Magari poi gli daremo qualche titolo. L'abbiamo già sposato, sbaglio? Vabbè. Ne ha buttare giù quest'altri. Qui è solo 56%, quindi... Ah, ecco, perché? Quindi andiamo ad assediare prima il ribelle, perché se no magari dichiara pace con il polacco. Forza ragazzi. Wow. Avrei voluto beccare quelli, perché sarebbe stato uno scontro sicuramente che mi avrebbe dato il war score di cui vado in cerca. 97%. Ok, vabbè, buttiamo giù un'altra cittadina qua, che ce frega. 99, e la miseria. E 100%, grazie. Ah, ti arrendi, sei un grande amico. Si arrende, sì, si arrende. Allora, avevamo un figlio senza terre. Vediamo un po' dov'è che sta. Eccolo qui. Se n'è andato, però sta nella corte bizantina, il nostro erede.
Vabbè, non è un vero problema perché non è matrimonio, diciamo, matrilineare, quindi nel momento in cui erediterebbe non ci sono problemi. Andiamo avanti, adesso creiamo qualche problemino ai nostri amici polacchi. Ecco qua. Vediamo se il nostro figlio verrebbe. No, non lo possiamo invitare né nulla. Vabbè, pazienza, statti pure là. Ok, abbiamo buttato giù questa prima provincia. Vediamo di buttare giù questa seconda. Fatto. Ah, a posto, 45%. Andiamo a buttare giù la capitale e vediamo se basta a farci dare questi due piccoli territori. Nel frattempo un'altra rivolta, perché no? Questa non si può abbattere, purtroppo. Questi chi sono? Sono in guerra contro di noi, sembrerebbe di sì. Vediamo se ci buttano giù i ribelli. Vediamo un po' che succede. No, sono tornati indietro. Loro vogliono buttarci giù i ribelli. Grazie ragazzi, molto gentili da parte vostra. Molto gentile. Ok, sta andando. Qui è caduto tutto. Ok, andiamo qua. Continuiamo. Perché sono ancora, come dire, ostile verso questi? Ho fatto pace con loro, mi sono preso i loro territori. Ah, guardate quegli amici là sotto che stanno facendo. Si sono ripresi un territorio indietro. Bravi. Ok, appena preso questo ci rispostiamo lì. Forza, 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 forza. Dai, ragazzi. Dai, 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 dai. Forza. Esagerati. Ok, riprendiamocelo. A posto. E ci andiamo a riprendere pure quel territorio lì. 78%. Insomma, sarà lunga a quanto pare. Questi sono ribelli qua. Ok, buttiamoli giù di nuovo. I ribelli dov'è che stanno? Eccoli qua. Qui è cominciata un'altra ribellione, quindi magari li potremmo attaccare. Ah, perché abbiamo gli uomini mobilitati, giustamente. Sono diventate belle grosse queste città, eh? Vedete, hanno 2000 uomini e così via. Allora, vediamo un po' qui se riusciamo a buttare giù questi amici, magari con un po' di eserciti dei nostri. Ah, è finita la... Vediamo un po', riusciamo a fare un po' di piazza pulita di tutti, sti cavolo di... barbari. 100%, quindi è finita. Ci siamo presi qualche altro territorio. Mandiamo a casa quelli che non sono nostri. Usciamo pure da dentro queste terre. Facciamo guerra a questo? No, nemmeno posso fargli guerra, come mai? Ah, devo avere un casus belli, perché? Che sei un cristiano? No, pagano. No, faccio da me. Allora, adesso ho 10 titoli.
in questa zona. Vediamo un po' se... Ancora non posso prendere terre, questo titolo maledetto perché c'è questo signore qua. Qui c'è un ducato, magari lo creo. E vediamo un po', creo un bel vassallo, qui non ce ne sono più, qui ne creo un altro. Allora, vediamo un po', questo vassallo è un vescovo, gli posso dare tutto il ducato? Prendi. Allora, questo invece appartiene a un altro ducato, lo creiamo. E a quest'altro signore gli diamo tutto quest'altro ducato. Siamo a 39-35. Vediamo se riusciamo a trasferire un po' di vassalli. Vabbè, ti trasferisco un barone, che ce frega. Non riesco ad abbassare questo 39, maledetto. È che qui adesso, per esempio, dovrei creare il canato, ma non posso perché c'è ancora sto signore qua, con cui ho una tregua, a quanto pare. E non posso fare un'unica guerra in cui due territori sono, porca miseria. Allora, vediamo un po'. Se io mettessi lui qua, vediamo se me lo dà sto territorio come claim. Vabbè, ce lo portiamo così. Vassalli diretti 39. Dov'è che stanno i miei retinue? Ok. Questi chi sono? Polonia ancora. Vabbè, mancano 3 minuti, io direi che allora è il momento di tirare un po' le somme. Qui ho un avventuriero, è tanto tempo che non arrivava un avventuriero, arriverebbe entro un anno questo signore qua, chissà quanti uomini tirerebbe fuori, non se ne vedono avventurieri da un bel po' di tempo. Allora, se vi ricordate, noi siamo partiti come Carlo, che poi diventerà Carlo Magno per la storia, qui. Nella West Francia, se non ricordo male, quindi questa parte qua di Francia, avevamo il nostro fratello che c'era a Middelfranchia, Carlo Magno, e poi ci siamo sposati con la regina dei Longobardi, credo che fosse il nome originale di questa storia, di questa area, che in verità in inglese era Lombardi, però forse non è proprio tanto corretto. E all'inizio volevo creare il Sacro Romano Impero, però la cosa è sfuggita perché ho dato via il reame d'Italia e quello era tra i requisiti. Però vabbè, ci siamo pian piano allargati nella Gran Bretagna, nella Spagna, facendo un bel po' di guerre sante qui furono. E ho provato a più riprese a cercare di avere un claim su questo maledetto impero bizantino, però non è andata mai bene e alla fine gli sta facendo guerre e togliendo un pezzettino per volta. Siamo nel 959, il gioco finirebbe nel 1452, quindi mancano praticamente 500 anni e in 500 anni la si può fare di andare a conquistare tutto il resto perché alla fine abbiamo fatto nemmeno 200 anni di gioco e siamo arrivati a questo livello e volendo qui avremo un sacco di casus belli per quanto riguarda il paganesimo, quindi potremo prendere pezzi e pezzi di terra per ogni volta. Per esempio, che ne so, se io scelgo Chernikov qua e gli dichiaro guerra, potrei tranquillamente, vedete, prendere uno dei due ducati. Se per esempio prendo Rus, probabilmente non sono miei confinanti, quindi devo arrivare prima a confinarci, però a quanto pare sì. Ah, lo sono qua sotto, qui è Kiev. Contro la Svezia, vediamo un po' che cosa potrei fare. Vedete, non ho preso la Svezia. Se magari prendessi la Svezia, contro la Svezia posso prendere Schkein, solo questo piccolo pezzetto qua. Insomma, comunque non sarebbe proprio facile, però un po' alla volta, un pezzetto qua, un pezzetto là, ci si riesce. Quello che si dovrebbe provare a fare a un certo punto è vedere, per esempio, i polacchi in questo momento non sono ancora così, però vedere se ci sono dei claimant che vogliono venire, fare questa ricerca un po' a livello
dei vari reami e trovare dei re qui e lì che vogliono, o comunque degli aspiranti re che vogliono venire, dargli un terreno, prendersi quella terra e continuare così l'avanzata. Il vero problema è che in questo momento sono quasi tutti pagani, perché praticamente di cattolici c'è solo i nostri territori. I bizantini sono rimasti ortodossi. C'è la grande fede sunnita, che praticamente in questo momento è forse la fede più diffusa. Gli indiani non hanno sunniti, ne hanno pochissimi, solo in questa zona ci sono gli indù, i buddisti, anche se poi loro bisognerebbe andare a vedere nello specifico che sono, perché queste, diciamo, sono le religioni di Stato, mettiamole così. Anche noi invece siamo abbastanza omogeneamente cattolici, avremo qualche eretico qua e là, ma nulla di veramente trascendentale. Tuttavia nei nostri territori c'è qualche eretico, magari qui avremmo dovuto mandarci un vescovo a provare a cambiare religione, perché questo ci può creare qualche problema. Ma quanto siete così grossi, tutto ciò sfugge. Il paganesimo germanico ha praticamente tutta la Scandinavia. I suomi, penso si dica, hanno quest'altra area, diciamo, della Russia, per così dire. E qui chi c'era? I tengri nella parte del Kirghizistan e così via. E diciamo che poi alla fine il grosso rivale era un po' l'impero bizantino qui, ma sicuramente, stranamente, non è crollato a pezzi l'impero, diciamo, arabo, che ha cambiato nome, non ricordo quale fosse il nome qualche episodio fa, però è rimasto comunque, gli Abbasidi, se non erro, all'inizio si chiamano, sono rimasti comunque forti, hanno 50.000 uomini potenzialmente, 20.000 in questo momento, noi ne abbiamo 60.000, 51.000, quindi in questo momento militarmente siamo sicuramente la regione più grossa, perché immagino che i bizantini ormai siano intorno ai 20.000, no, sono ancora 45, però vedete, hanno scarsi 8.000 uomini effettivi, quindi nonostante i bizantini hanno non tantissimi territori, sono ancora belli forti. Vabbè, questo era un po' per chiudere l'idea. Ci sarebbero 500 anni, si potrebbe sicuramente fare molto di più, ma come è stato detto da alcuni di voi, sta diventando solo un ciclo e riciclo abbastanza tedioso, quindi a me piacerebbe sentire da voi qualche idea per il futuro, magari partire da un conte o un duca in qualsiasi zona del mondo e cercare di diventare re, se non anche imperatore, e poi fermarsi però senza andare in giro a voler conquistare il mondo. Quindi chiudiamo qui questa serie, vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione, noi ci vediamo nelle prossime serie.